ti chiami? Francesco. Allora, questa è la stessa situazione in sedicesimi, diciamo, di quello che abbiamo visto a San Gallicano. Quelle distribuzioni, quei servizi, la comunità di Sant'Egidio li fa un po' in tutta Roma, stando parlando di Roma in questo caso, in diversi quartieri. Il caso ha voluto che in quel giorno ci fosse la distribuzione proprio a San Giovanni. E dopo aver conosciuto Pietro, andiamo a conoscere Francesco. Che anni hai? 58. Cioè sei di zona? Sulla Prenestina. E dove siete? Allora, io sono nativo della provincia di Potenza, però sono 40 anni che abito a Roma. Sono stato sposato, divorziato, ho due figli. Tu sei venuto qua per parlare un po', perché ogni tanto qui danno dei pasti, viveri. Purtroppo non lavoro. Sto in una situazione precaria e tocca adattarmi alla nuova situazione. Perché la situazione di prima qual era? La situazione prima del Covid, stavo bene, stavo in famiglia, lavoravo. Che lavoro facevi? Io facevo i trasporti, traslochi, stavo in nero, logicamente. Non stando in nero non guadagno niente, io non nemmeno reddito, non percepisco niente. Attualmente mi sta aiutando mia figlia. Tua figlia che fa? Fa casalinga, c'ha il reddito di cittadinanza e mi compra le sigarette. Cioè, per me è una vergogna, perché... Per me è come se fosse una sconfitta, perché io vorrei lavorare, anzi, devo lavorare, perché così proprio non ne la faccio più. Non c'è più manco il nero? Non c'è anche il nero, perché non ce l'hanno nemmeno per loro. Adesso proprio niente, fermi pure loro. Quindi tu quant'è che non lavori? Da prima del lockdown, 3-4 giorni prima. E adesso sono in un centro d'accoglienza. Dove abitavi prima? Stazzetta, per conto mio. Pagai in affitto? Sì, la facevo benissimo. Quindi tu adesso dove? Non stai per strada, diciamo, dormi in un centro d'accoglienza, hai detto? Sì, adesso attualmente sì, però sono stato 2-3 mesi per strada. La mattina per dite per lavate e cose andare da mia figlia, poi la sera per non aggravare la situazione dei miei figli, loro hanno un bambino, ma non perché loro non me ci vogliono, però sono io che... Lei lo sapeva che te stavi per strada? Sì, lei lo sa, mi chiama, però sono io che, cioè, adesso come adesso voglio lavorare, basta. Ti ho detto, fino a prima del Covid per me la vita... Ce la facevi? Sì, lavoravi tranquillo, però quei due soldi che c'hai da parte, logicamente essendo per strada, te li consumi, cioè, tutto il giorno in giro, che vai, una volta un caffè, una volta quella, poi fumo. Smetti di fumare. La soluzione... Scusa, la faccio facile, veramente. No, vabbè, smettere di fumare, però non è che ti risolve tanto il problema. No, vabbè. Stanno parecchi come me. Anzi, io mi ritengo adesso un po' più fortunato, che sto in una struttura, almeno alla sera sono riposato. Fino a 2 settimane fa stavi per strada? Sì. Per strada dove stavi? Dove capitava. Come si comincia, Anna, per strada? Si comincia che il proprietario ti dice non paghi l'affitto oggi, non paghi l'affitto domani, ti vende le peggio cose, non c'hai sbocchi. Alla fine... Il proprietario ti caccia? Ti caccia. Dove vai? Fino a ieri hai pagato tutte le bollette, tutto cose regolari. Da oggi al domani... Ti ritrovi così, in pratica mi sono portati solo 2 pantaloni, l'essenziale. Ho trovato un porticato e per il momento sono stato lì. Questo senza dire niente a mia figlia. Gli ho detto sto appoggiato da un amico per non farla preoccupare. Troppo ti dovevi lavare, ti dovevi cosare. Perché anche se uno deve, anche per stare per strada, deve andare a cercare lavoro un posto. Tutto scopo. Quindi tu dormivi per strada e poi andavi a cercare lavoro per giorno? Certo, ti lavo, è ovvio. Che però non trovavi? Non ho trovato, perché a me se mi dicono guarda, vieni a fare il muratore, venga a fare il muratore. Se ti alzi ai 3, io mi alzo ai 3. Se c'è una dignità, cioè così io ho perso... Cioè, e però non hai trovato niente, né il muratore, né il trasporto, niente? Non ho trovato niente. Mi voglio rendere utile, così sono inutile. Guarda, te lo dico, io mi sono pure stufato. Te lo dico, cioè proprio... Io se non trovo queste persone non lo so, perché poi per me è una realtà nuova. Sta per strada com'è? Continuo a fare domande cretine, però per capire. Ma non so cretine, è brutto. Non tanto il giorno, ma quando la notte, quando viene buio ti viene il terrore, perché dici e stasera dove vado? E mi succede qualche cosa. Non è successo qualcosa? Lì. Fortunatamente no, episodi sono successi dalle 5 del mattino. L'inverno fino alle 10:11, dove vai? Non è vita. Senti, non è che bevo, non mi trovo che cosa. Il mio pensiero era un altro lavoro per risistemarmi un'altra volta, però da solo, guarda,
Non gliela faccio, non gliela farò da solo. Vabbè, mo c'è chi ti aiuta un po'. Sì, sì, io devo ringraziare. Già stai un pochino meglio, comunque sai, sì. Non stai più per strada, qua qualcosa te danno. Sì, indubbiamente sì, è lo Stato che deve pensare. Dovrebbe almeno avere un occhio di riguardo per noi. Io ho 58 anni, non è che sto finito. E voglio lavorare. Mi piace stare per strada a chiedere l'elemosina, che mi compri i sigari. Cioè, non fa per me. Poi non l'hai mai fatto, tra l'altro. Io e poi pure, per me ti ho detto una realtà nuova. Tu sei uno che comunque la segue un po' l'attualità, cioè, la politica. Cioè, come non voglio. Tu sei uno di sinistra, di destra? Sono di sinistra. Ultimamente, te posso dire pure, ho votato i 5 Stelle per il cambiamento, però purtroppo mi hanno deluso. Senti, c'hai due figli? Sì. L'altro? E l'altro sta con la madre. Quanti anni ha? Mio figlio ha 29 anni. E lo sa di questa tua situazione? Sì, però io non vorrei gravare sui figli. Bravo. Ma loro per dire, non è che sono contenti che il papà sta, perché io ho fatto molti sacrifici, io ho fatto solo per loro i sacrifici. Mm-hmm. Non è che sono contenti, però è, sono io che non voglio gravare. Ci sta sta cosa, non c'è lavoro, ecco, mi ci metto pure io. Tuo figlio lavora? Sì, ultimamente si è messo a lavorare perché anche lui non lavorava. Adesso fa il magazziniere, però fino a poco tempo fa non lavorava neanche lui. Lo aiutavo io, lavoravo. Quindi tu aiutavi tuo figlio? Sì, e io ho sempre aiutato i miei figli. Però adesso non te vuoi fare aiuto a te per non gravare su di loro? Sì, un aiuto da mia figlia. Ce l'hai avuto? Sì, anche perché devo dire la verità, c'è un genero bravissimo, ci ho abitato con loro, è stata una scelta mia, andammene per. Che lavoro vorresti fare? Tutto. Se mi dici vai a pulire i gabinetti, vado a pulire i gabinetti. Qualunque tipo di lavoro è dignitoso, l'importante è che lavori. C'è un altro problema, avendo 58 anni, io vengo a chiederti lavoro, che mi rispondi? Perché c'hai 58 anni? C'hai 58 anni. Se io ti conosco, mi dice Francia, mo vediamo se c'è. Se io non conosco e vado a trovarlo. Quanti anni c'ha 50? È troppo grande. Se io non riesco a conoscere persone, io non lavoro più. Vabbè, non c'è. Intanto in bocca al lupo. Te ringrazio. Cioè, so che dite. È paradossale dirlo, ma sei stato peggio di come stai adesso. Beh, certo, sì, sì, sì. Cioè, rispetto a quello che mi hai raccontato per certo, negli certo, ultimi mesi, certo. Stai rimbalzando un po'. Speriamo. Speriamo di continuare a rimbalzare. Okay. Grazie, Francesco. E buon anno. Grazie. Sì, ciao.